Allora, oggi iniziamo l'ultima parte del, diciamo, del nostro corso. In realtà dovete ancora terminare alcuni aspetti che riguardano esercitativi, che riguardano gli impianti. Dal punto di vista teorico invece iniziamo l'ultima parte, che è la trasmissione del calore. È una parte molto ampia della termodinamica, ma che noi sfioreremo soltanto studiando soltanto i meccanismi elementari ed alcune leggi fondamentali. Voi sapete che i tre meccanismi elementari che noi studiamo sono ovviamente la trasmissione del calore, sono la conduzione, la convezione e l'irraggiamento. Dove alcuni dicono che la convezione non è un meccanismo proprio di trasmissione del calore, ha ragione, nel senso che mentre conduzione e irraggiamento sono due meccanismi trasmissivi propri del trasporto soltanto di energia termica e quindi del calore. La convezione è un meccanismo ibrido, perché è un meccanismo che si mette in moto quando invece, oltre ad avere questi due meccanismi o anche uno solo dei due, ho semplicemente anche un trasporto di massa. Ora, che cosa succede quando io ho un trasporto di massa? Voi sapete che ogni sostanza, ovviamente in virtù della materia, della massa che ha, porta con sé anche un proprio contributo energetico. Quindi se si sposta una certa quantità di materia da un punto ad un altro, ovviamente esso trasporta la sua energia, e trasportando la sua energia ovviamente trasporta anche, c'è anche un trasporto di calore. E quindi capite bene che mentre il primo e il terzo sono dei meccanismi propri di trasmissione, questo è un trasporto ibrido, cioè è un trasporto connesso al trasporto di massa sostanziale. Allora veniamo però a, voi avete già sicuramente studiato in corsi elementari, sia la conduzione sia la convezione di raggiamento, cerchiamo di ridarne una definizione e di un inquadramento più generale. Il meccanismo di conduzione è un meccanismo di trasporto di energia in modo calore nei solidi, nei liquidi o anche nei reformi, quando però non c'è un trasporto, quando non c'è un trasporto di massa. Esso avviene in modo differente, se qua andiamo a vedere dal punto di vista microscopico, avviene in modo differente in funzione sia dello stato della materia, ma anche della tipologia di sostanza. Cioè, che cosa accade? Che nei gas, piuttosto che nei liquidi, piuttosto che nei solidi, il trasferimento di energia può avvenire, nel caso di solidi e liquidi, perché semplicemente dal punto di vista microscopico voi potete considerare, ovviamente nei solidi soprattutto, avete un reticolo cristallino, per esempio, in cui, se sapete bene che c'è una certa energia, quindi c'è una certa, quindi questo, ogni molecola che voi sapete è vincolata rispetto alle altre da un reticolo e non un solido, ebbene se questa riscaldo questa molecola, che cosa succede? Succede che l'energia termica di questa molecola voi la potete vedere a prinzio microscopico come una vibrazione rispetto al suo stato di equilibrio. Ovviamente, che cosa succede quando c'è un gradiente di temperatura? C'è un trasporto di energia, sappiamo bene, Clausius ci dice che il trasporto avviene da luoghi a temperatura più elevata verso luoghi a temperatura più bassa. Questo trasporto di energia avviene semplicemente perché queste onde fononiche vengono ovviamente trasferite da questa molecola a quella che le sta accanto. Va bene? Quindi questa vibrazione coinvolge la particella che sta vicino, e quindi c'è un trasporto di energia per l'onda fonoica. Va bene? E questo è uno dei meccanismi. Ovviamente questo meccanismo è molto importante nei solidi cristallini, quindi dov'è che è prevalente? Per esempio nel diamante, dove ho un reticolo perfetto, ovviamente sarà più grande rispetto al vetro, dove ovviamente c'è un materiale amorfo, e quindi questo meccanismo trasmissivo è sicuramente meno importante. E accanto a questo meccanismo, attenzione, nei solidi, posso avere anche un altro meccanismo
che invece è un meccanismo in cui l'energia termica diffonde non più per questa, diciamo, per questo meccanismo fotonico, ma per un meccanismo elettronico. Cioè l'elettrone, soprattutto ovviamente stiamo parlando di materiali di tipo metallico, possono essere condivisi con altri materiali. Voi sapete il legame, diciamo, che si instaura, diciamo, sui metalli, sostanzialmente gli elettroni è come se non appartenessero, quasi perlomeno quello, diciamo, ovviamente di conduzione, non quello di valenza, vengono messi in comune un po' con gli altri, diciamo, con le altre molecole. Questo ovviamente fa sì che questi elettroni possono sia essere messi in moto, perché se c'è bisogno c'è un campo elettrico, e quindi ovviamente c'è un moto elettronico, quindi la corrente, diciamo, elettrica, che voi avete studiato, ma anche per una questione ovviamente legata al trasporto di energia termica. Cioè laddove ovviamente io ho una maggiore energia in questa zona, questa maggiore energia corrisponde alla possibilità di trasportare, diciamo, gli elettroni da questi punti a temperatura maggiore verso ovviamente i punti a temperatura inferiore. Quindi la conduzione è molto più elevata nei materiali metallici, che quindi hanno questi portatori di carica che diventano anche dei portatori di energia termica. E quindi ovviamente che cosa trovate? Che un materiale isolante termico è anche normalmente un buon isolante elettrico. Perché? Perché ovviamente questi due meccanismi vanno in parallelo. Cioè laddove ovviamente ho degli elettroni che mi possono garantire questo trasporto di energia, io ho anche un trasporto di energia elettrica, oltre che energia di nuovo calore. E quindi molto spesso addirittura fate confusione, perché parlate di isolanti, diciamo, dimenticando che una cosa è un isolante termico e una cosa è un isolante elettrico. Questi due concetti coincidono laddove ovviamente stiamo parlando di un materiale metallico, perché non è detto che invece nel caso di un materiale che, diciamo, ovviamente abbia un'elevata conducibilità come il diamante sia anche un buon conduttore, non è assolutamente detto, perché sfrutta un altro meccanismo, va bene? Cioè il meccanismo di trasporto di calore è quello fononico, non quello ovviamente elettronico. Chiaro? Quindi come vedete, diciamo, noi parliamo di conduzione, ma dal punto di vista microscopico i meccanismi di trasporto di energia sono sostanzialmente diversi. Ovviamente questi due meccanismi possono anche operare in parallelo. Cioè le due K, quella elettronica e quella fononica, potrebbero anche sussistere insieme nella stessa sostanza, nello stesso materiale. E quindi ovviamente quindi il trasporto si raddoppia. Adesso vedremo che cos'è questa K, che appunto va in qualche modo a misurare la capacità di trasportare energia da un punto all'altro. Si chiama conducibilità termica e fra poco lasciamo la definizione. Ora, accanto ovviamente a questi meccanismi che sono ovviamente meccanismi prevalenti dove ovviamente esistono questi legami, che possono essere deboli oppure, diciamo, forti, comunque voglio dire le molecole sono molto ravvicinate, quindi nei solidi soprattutto, e poi ovviamente anche in liquidi, cioè nei liquidi, per esempio avete dei liquidi metallici, per esempio con il mercurio, in cui ho questo meccanismo, diciamo, di conducibilità elettronica, così come lo posso avere con solido. Ovviamente la conducibilità sarà più piccola, diciamo, rispetto magari al rame, rispetto, diciamo, all'argento, all'oro, che hanno un valore di conducibilità sicuramente, diciamo, molto più. Nei gas invece il meccanismo, diciamo, si trasforma ancora ulteriormente in un altro meccanismo ancora, sempre dal punto di vista, stiamo parlando della conduzione, ragazzi. Che cosa accade insomma nei gas? Il fenomeno è un fenomeno, diciamo, voi sapete bene che nel gas ci sono dei moti browniani e le molecole ovviamente si muovono con una certa, ovviamente all'interno del vostro volume di controllo, si muovono con una certa velocità, con una certa energia, che è funzione della temperatura. Vi ricordate la teoria cinetica dei gas? Quindi ovviamente più grande sarà la temperatura, più grande ovviamente sarà l'energia cinetica di ogni particella. In realtà non è un meccanismo così, diciamo, meccanicistico come potreste, diciamo, immaginarlo. Quindi la temperatura elevata, questa particella che sta qua, ha una velocità più grande. No, non è così. È che, diciamo, se andate a vedere statisticamente, diciamo, l'energia cinetica di queste particelle, vi accorgete che mediamente avete in questa zona avete un'energia più grande delle particelle rispetto ad altre zone che si trovano a temperatura più bassa. Questo, diciamo, l'avete già fatto quando avete fatto la teoria cinetica dei gas. Ora però che cosa succede nel caso di un gas? Che essendo mediamente gas che hanno temperature più elevate, hanno ovviamente mediamente energie cinetiche più elevate, questa energia cinetica può essere trasportata per diffusione
Guardate bene, perché per diffusione? Cioè non c'è un trasporto netto di massa, perché per ogni particella che si sposterà verso di qua ce ne sarà una che si sposterà qua. Quindi io questo meccanismo di trasporto di massa non lo vedo, ragazzi. Perché ci sono ovviamente questo libero cammino medio delle particelle, quando arriverà un'altra particella cosa succederà? Quest'urto provocherà ovviamente un'eccitazione dell'altra particella che si trova sulla destra, per cui dal punto di vista del trasporto di massa non c'è trasporto di massa. Cioè ci sono delle particelle che si muovono secondo i modi browniani che abbiamo già visto. Quindi non confondete questi meccanismi che sono ancora diffusivi con i meccanismi che vedremo tra poco, che invece sono meccanismi convettivi, cioè trasporto netto di materia. Qui, quando queste particelle si muovono liberamente all'interno, diciamo, di un volume, il flusso netto di materia è zero, va bene? Quindi se andate a fare un integrale lungo una certa superficie, vedete quanta materia passa da qua e quanta materia passa da qua, è zero, quindi non c'ho flusso di massa, chiaro? Quindi non li possiamo considerare flussi convettivi. Perché per ogni particella che sta da qua ce n'è un'altra che parte, diciamo che sta da qua, giusto? E sono comunque confinati dal punto di vista microscopico, e quindi sono ovviamente dei flussi molecolari che voi potete assolutamente, non fanno chilometri queste particelle, perché ovviamente incontreranno poi nel loro percorso un'altra particella con la quale cederanno la loro quantità di moto, e quindi ovviamente questo meccanismo, questa particella ne citerà un'altra e così via, va bene? Allora questo meccanismo è assolutamente un meccanismo diffusivo, va bene? E non convettivo, ricordiamoci. Quindi capite bene che il fenomeno di conduzione, sebbene noi parliamo di un unico fenomeno di trasporto di energia, coinvolge diversi meccanismi fisici, quello fononico, quello elettronico e quello ovviamente diffusivo che abbiamo preparato, ovviamente nei gas. Perché solo nei gas? Perché nei solidi e nei liquidi le molecole non sono libere di muoversi e quindi questo meccanismo non si attiva. Chiaro? Però in tutti e tre da cosa sono legati questi tre meccanismi tra di loro? Che in tutti e tre i casi non ho trasporto di massa, e in tutti e tre i casi se non c'ho materia non posso avere un flusso di energia. Cioè se io levo la materia qui dentro non ho più conduzione. Va bene? Perché? Perché non posso avere trasporto di elettroni, non c'è materia, non ci sta. Non posso avere ovviamente trasporto ovviamente per diffusione della quantità di moto, ovviamente le singole particelle, perché non ci sono le particelle, giusto? Non posso avere un meccanismo fononico perché non ho materia e quindi non ho reticolo cristallino. Quindi tutti e tre questi meccanismi ovviamente necessitano di materia per poter trasferire energia. Beh, chiaro? Allora, quando parleremo di conduzione non dimenticheremo tutto quello che c'è all'interno di questa, dal punto di vista microscopico, e tratteremo il fenomeno in modo molto più semplice attraverso una legge empirica che viene denominata legge di Fourier. Non so se la ricordate, legge di Fourier. Che cosa ci dice questa legge? Ci dice che la potenza termica trasferita è direttamente proporzionale ad un coefficiente K che definisco conducibilità termica. Ovviamente si parla di conduzione attraverso un mezzo solido, quindi sto parlando di una piastra, per esempio, che è una piastra indefinita, quindi piastra piana indefinita con due facce che hanno un certo spessore, che possiamo chiamare L, e quindi io ho che quando questa superficie è molto molto grande, io posso dire che la potenza termica che passa attraverso questa piastra, o punto, è uguale a K per A, che è la superficie normale a questa, al flusso termico, per la differenza di temperatura che ho sulle superfici della mia piastra, quindi T con 1 meno T con 2, ovviamente diviso lo spessore L. Va bene? Quindi questa caratteristica dei materiali che possiamo da adesso dire che una proprietà termodinamica, K, conducibilità termica,
la possiamo definire sulla base di questa semplice legge. Ovviamente possiamo a questo punto anche capire quali sono le dimensioni di questa K, giusto? Ovviamente che cosa vuol dire questa, diciamo, questa legge? Guardiamola più in generale, perché magari qualcuno di voi la ricorda bene, qualcun altro la ricorda molto peggio. Allora, che cosa ci dice? Dice, guardate che la quantità di energia e di calore che passa su una lastra piana è ovviamente direttamente proporzionale all'area di questa piastra, perché se ho un metro quadrato ne passa una certa quantità, se ho due metri quadrati ne passa il doppio, giusto? Per cui è direttamente proporzionale all'area, questo, diciamo, è poco così. Direttamente proporzionale alla differenza di temperatura, quindi più grande la differenza di temperatura, più grande sarà questa potenza termica che passa. È direttamente proporzionale a K, che rappresenta una proprietà di questo, diciamo, di questo, del materiale, ovviamente, che sta all'interno della mia piastra. Quindi se è ferro sarà questa quantità molto elevata, se, diciamo, è vetro sarà probabilmente più bassa, se è polistirolo, quindi, insomma, sarà ancora più bassa. Poi vedremo come variano questa proprietà in funzione del tipo di materiale. Ed è inversamente proporzionale alla lunghezza, cioè più grosso è questo spessore di materiale che io metto e più piccola, a parità di delta T, a parità di aria, ovviamente a parità di K, più piccola sarà la potenza termica. È chiaro che se io invece di mettere un centimetro di polistirolo ne metto il doppio, dimezzerò, vedete, se io metto il doppio dello spessore, dimezzo la potenza termica, perché è inversamente proporzionale allo spessore del mio materiale. Quindi, detto questo, vi è chiaro quindi, diciamo, qual è il meccanismo di, diciamo, che governa questa relazione? Penso che l'avete più volte viste le cose elementari, giusto, di fisica? Pure io penso che sia patrimonio ormai di tutti quanti voi. No, non tutti. Qualcuno sì, diciamo, fa parte del programma di fisica. Allora, questa K, non vi meravigliate qualche volta, in alcuni libri di testo, diciamo, compare come con la lettera lambda, diciamo, vale bene la K, va bene lambda, è la stessa cosa. Diciamo, la norma preferisce, diciamo, la norma internazionale preferisce, diciamo, simboleggiarla con un simbolo lambda. Molti testi riportano K, voi utilizzate l'uno o l'altro in modo indifferente. Chiaro che nelle relazioni normalmente si fa sempre preferibile far riferimento alle norme internazionali, quindi, diciamo, è bene sapere che molto spesso viene simboleggiato con un simbolo leggermente diverso rispetto a quelli dei testi, di alcuni testi che, diciamo, mettono appunto una K. Ora, questa K o lambda, che si chiama conducibilità termica, è ovviamente direttamente proporzionale a Q punto fratto A. Q punto fratto A, invece che alla potenza termica, molto spesso si fa riferimento al flusso, cioè è la potenza che passa ovviamente per unità di aria. Quindi ricordiamoci che molto spesso, piuttosto che guardare la Q punto, guardo la Q punto piccolo. Che, attenzione, qualche volta ci può portare in confusione, perché non è proprio l'acqua punto piccolo che abbiamo utilizzato negli impianti termici. A me, o qualche volta, diciamo, col termine viene utilizzato col termine, quindi è direttamente proporzionale a Q su A, inversamente proporzionale al delta T, e ovviamente direttamente proporzionale a, diciamo, ad L. Quindi, diciamo, dal punto di vista delle dimensioni, voi potete vedere che questa, diciamo, le dimensioni di questa, diciamo, di questa grandezza sono watt metro, perché area, questo è metro quadrato, quindi watt metro Kelvin, va bene? Quindi attenzione, perché, diciamo, ovviamente se utilizzate il sistema internazionale, diciamo, utilizzerete queste unità di misura, qualche volta queste grandezze vengono espresse in unità non del sistema internazionale, quindi magari ci può essere qualche piccolo problema, ovviamente, diciamo, negli esercizi, perché dovete ovviamente, diciamo, trasformarla e ricondurla al sistema internazionale. Queste lambda, queste varie, diciamo, questa proprietà, vi dicevo, è una proprietà termodinamica e può, quindi può essere messa come in relazione ovviamente al tipo di sostanza, naturalmente, e poi ovviamente alle condizioni termodinamiche di questa sostanza stessa. Normalmente voi avete che la lambda è una funzione molto stretta di due grandezze, rho e T. La prima è molto forte, la prima dipendenza, la seconda invece è un po' più debole. Fissata quindi la sostanza, guardate bene,
cioè stiamo parlando, se voi fissate l'acqua, se voi fissate il vetro, se voi fissate, diciamo, l'acciaio e così via, fissata la sostanza, ovviamente questo dipende dal ρD. Anzi, possiamo dire di più, che la lambda dipende, diciamo, fortemente anche, diciamo, per tipologia di materiale, proprio dalla densità. Quindi il legame più stretto di lambda è proprio sulla densità e in seconda battuta sulla temperatura. Quindi molto spesso noi considereremo, se la densità resta costante, considereremo anche al valore della temperatura la lambda, la velocità costante. Questo ci aiuta in quella relazione, perché altrimenti io dovrei fare un integrale lì dentro, non potrei mettere lambda fuori, dovrei utilizzare una legge non più empirica, così macroempirica come quella che dice la Fourier, ma diciamo una legge un poco più complessa che fra poco andremo a vedere. Qualche volta dobbiamo necessariamente non guardare in modo così semplificato la legge di Fourier, ma guardarla in modo un po' più approfondito, e vedremo tra un poco questo aspetto. Allora, quindi vi dicevo, la lambda dipende moltissimo dalla densità, cioè noi che cosa abbiamo? Abbiamo che all'aumentare della densità, mediamente, aumenta la lambda, cioè dal punto di vista generale possiamo dire che dei corpi che sono molto densi hanno una mediamente una conducibilità più elevata rispetto, a delle sostanze invece che hanno una densità molto più bassa. Questo, diciamo, mi deve far capire che cosa? Che se io guardo un tufo piuttosto che dell'aria, evidentemente, poiché il tufo ha una densità più elevata, mi devo aspettare che anche la conducibilità del tufo sia più grande rispetto alla conducibilità dell'aria o dell'ossigeno, o piuttosto che di qualunque altro gas, del metano e così via. Questa legge, non c'è purtroppo una dipendenza lineare, perché se ci fosse una dipendenza lineare, a questo punto il gioco sarebbe semplicissimo. Perché? Perché abbiamo visto che i meccanismi sono diversi, quindi a parità anche di densità, se io ho una lega metallica e ho un materiale da costruzione, una materiale lapideo, in cui non c'è, da un lato io ho una conducibilità elettronica, dall'altro non ce l'ho, è evidente che quello che ha solo la fononica evidentemente è penalizzato rispetto a quello che c'è anche la conducibilità elettronica, e quindi i metalli hanno mediamente conducibilità più elevata rispetto agli altri materiali che non hanno un reticolo cristallino perfetto. Allora, in generale, per avere gli ordini di grandezza, possiamo dire che, prima di tutti vengono, in termini di conducibilità, quindi raggiungono valori di conducibilità 10 alla terza, quindi all'ordine quasi del migliaio di watt metro Kelvin, vengono i materiali con reticolo cristallino praticamente quasi perfetto, quindi che hanno una conducibilità fononica elevatissima, tipo il diamante, va bene? Subito dopo, ma noi non metteremo, è difficile utilizzare questi materiali per far smaltire calore, perché a me dove che mi interessa una conducibilità elevata? Dove ho bisogno di far smaltire, trasferire calore con ovviamente le superfici più piccole possibili e con ovviamente con grande efficienza della macchina, per esempio negli scambiatori ho questa esigenza, vi ricordate? Cioè, quando io ho due fluidi e devo garantire uno scambio di calore da un fluido all'altro, ho un set di separazione e quindi che cosa ho bisogno? Ho bisogno di una conducibilità elevata. Che ci metto? Se non ci posso mettere ovviamente il diamante o un altro reticolo cristallino perfetto, ci metto un materiale di tipo un buon conduttore elettrico anche. Quindi in primo luogo ovviamente stiamo parlando per esempio di materiali come rame, oro, argento, in seconda battuta il rame sicuramente mi costa molto meno, in cui scendiamo leggermente come valori della conducibilità, ma abbiamo valori dell'ordine dei 400 watt metro Kelvin. Bene, quindi sono i valori dei metalli, mediamente hanno un valore di conducibilità lambda che passa dai valori di 10 alla terza watt, ovviamente stiamo sempre parlando di watt metro Kelvin, a valori di 10 al quadrato, va bene? Di fatto sempre metro Kelvin. Qua potrei anche avrei potuto anche mettere gradi Celsius, perché ragazzi avrei potuto mettere anche fatto metro grado Celsius nella stessa cosa. Perché ovviamente c'è il delta T. E quindi laddove c'è un delta T o parlo di Kelvin, o parlo di Celsius o di Kelvin, praticamente la stessa cosa. Ovviamente quindi stiamo parlando del rame, argento, oppure ancora potete utilizzare alluminio, ma l'alluminio scendete già intorno ai 200, quindi
Sicuramente il rame è diciamo, il metallo che si presenta, diciamo, che presenta dal punto di vista delle, diciamo, delle, della conducibilità termica le caratteristiche migliori, purtroppo anche un costo elevato, quindi non sempre è possibile fare scambiatori completamente in rame. Posso utilizzare anche dell'acciaio, ma badate che quando andate su degli acciai, cioè su delle leghe, la conducibilità comincia a scendere ancora di più, quindi comincia ad arrivare a valori dell'ordine del centinaia, 80, 70, quindi ci comincia ad scendere un po' più in basso. Però, voglio dire, per una questione di, diciamo, sia di costo, sia anche di resistenza meccanica, perché poi ricordiamoci che evidentemente qui possiamo avere anche delle differenze di pressione, oltre che delle differenze di temperatura. L'abbiamo visto negli scambiatori, vi ricordate? E quindi se io metto devo mettere un materiale che ha una, diciamo, che mi garantisce una buona trasmissione del calore, non solo devo avere una K, una lambda elevata, ma devo avere uno spessore più basso possibile, giusto? Se voglio avere l'acupunto più grande possibile. E quindi ovviamente se voi lo riducete troppo c'è anche un problema, se c'è una differenza di pressione ovviamente quello non vi resiste più da questa meccanica, quindi non potete mettere una lamina di alluminio, perché a questo punto dice vabbè, diciamo il foglio di Domopak, che è la cosa più semplice del mondo, però il foglio si sfonda, giustamente. Perché è troppo piccolino, quindi in termini di conducibilità andrebbe benissimo, ma in termini di resistenza meccanica no. E quindi voi dovete garantire molto spesso, non soltanto come ingegneri, una buona trasmissione del calore, ma anche delle caratteristiche meccaniche. Quindi è un compromesso, ovviamente. E allora quindi potreste anche, diciamo, ovviamente, non solo c'è questo, c'è anche il problema della corrosione, no? Cioè voi avete, diciamo, una cosa è la resistenza, diciamo, alla corrosione che può avere il rame, un'altra per esempio invece un acciaio speciale che può avere anche una resistenza, diciamo, particolare. Quindi, diciamo, c'è sempre un gioco nella scelta dei materiali che non si limita solo alla trasmissione del calore, ma anche un gioco, diciamo, che riguarda la parte meccanica, un gioco che riguarda la parte chimica e così via. Cioè, vi ricordo che molto spesso voi che cosa avete? Potete avere per esempio dei fumi caldi che trasferiscono energia a del vapore d'acqua, no? Dei fumi caldi in cui magari ci sono dentro degli SOX, quindi potete avere magari delle condense acide, quindi ovviamente c'è un problema anche chimico. Quindi ricordiamoci che i problemi vanno sempre presi nella loro interezza. Se ancora scendete più giù, non possiamo più parlare di materiale. Quindi in questa famiglia noi parliamo di materiali conduttori. Se scendiamo ancora, ovviamente abbiamo dei materiali che, diciamo, o sono dei semplici materiali, diciamo, lapidei, per esempio, che hanno mediamente, perché, diciamo, da 1 a 10, diciamo, avete, diciamo, delle situazioni che riguardano per esempio vetro piuttosto che materiali ceramici, diciamo, molto densi, in cui, diciamo, avete una situazione, diciamo, di valori bassi di conducibilità, ma non bassissimi. Quindi ovviamente non siamo né nell'ambito dei materiali isolanti né nell'ambito dei materiali conduttori, quando stiamo parlando per esempio di vetro piuttosto che di tufo, piuttosto che ovviamente di materiali lapidei che posso utilizzare anche nell'ambito delle costruzioni. E quindi questi materiali, che però a volte svolgono un ruolo fondamentale anche per l'involutilizzo, cioè io il vetro lo utilizzo non perché è un materiale isolante, non perché, diciamo, io ovviamente voglia proteggere dall'esterno, dal freddo, ma semplicemente perché devo, diciamo, far illuminare, quindi per la caratteristica che è il vetro, di essere trasparente alla reazione solare. E quindi ovviamente, diciamo, per evitare di dover illuminare, diciamo, artificialmente questa stanza. E quindi, sebbene non sia un materiale isolante, lo utilizzo come materiale sugli impasti, perché ovviamente capite bene è un materiale importantissimo per poter garantire questa illuminazione. Ovviamente il vetro ha conducibilità dell'ordine di 1, quindi non è un materiale che né un conduttore, quindi né lo utilizzerò per uno scambiatore di calore, né dovrei utilizzarlo dove invece ho bisogno di fare il contrario, di evitare di avere una potenza termica che mi viene portata fuori dal luogo in cui voglio mantenere quell'energia. Questo l'abbiamo visto più volte nel nostro corso. Dov'è che per esempio ancora io volevo mantenere, tutte le volte io dico il sistema adiabatico, va bene? Quindi voglio mantenere un sistema adiabatico, ovviamente di cosa ho bisogno per mantenere un sistema adiabatico? Devo ridurre, diciamo, il più possibile l'acquapunto. Quindi devo fare il contrario di quello che ho fatto adesso, nello scambiatore di calore.
Quindi devo mettere un materiale che abbia una conducibilità la più piccola possibile. E ovviamente uno spessore più grande possibile in modo da ridurre questa, diciamo, questa distorsione. E questo ovviamente fa parte di tutti i materiali isolanti che mediamente hanno valori di, diciamo, conducibilità che va da 10 alla meno 2 a 10 alla meno 1 e sono ovviamente sono polistirolo, sono polistirene, sono perlite espanse estruse, insomma, quindi sono tanti materiali che posso per esempio utilizzare sia nei materiali di costruzione ma anche per fare semplicemente il mio termos oppure semplicemente per coibentare, vi ricordate, la cella frigorifera. Cioè abbiamo l'altro giorno abbiamo visto la struttura di un frigorifero e abbiamo detto che tutta la cella deve essere fatta in modo tale da renderla il più possibile adiabatica, giusto? Quindi all'interno del vostro frigorifero voi troverete ovviamente un materiale isolante, non un materiale conduttore, semplicemente perché volete che il vostro, la vostra cella disperda il più possibile, il meno possibile ovviamente la sua potenza. Questo accade anche per gli edifici. E tra l'altro la legge 192 del 2015 ha sancito dei valori, e le successive modificazioni hanno sancito un valore di valori limite di trasmittanza e quindi di conducibilità che posso utilizzare come materiale all'interno delle costruzioni stesse. Poi vedremo meglio che cos'è la trasmittanza, che cos'è quindi e come è legata questa trasmittanza alla conducibilità, è collegata molto strettamente. Infine, in questa vostra scala ci sono ovviamente i gas. I gas ovviamente hanno mediamente un valore di inferiore a 10 alla meno 2 e quindi avete valori o dell'ordine di 10 alla meno 2 e quindi stiamo parlando di valori estremamente bassi di conducibilità e quindi poi che possono essere utilizzati in alternativa agli isolanti termici. Cioè io in realtà faccio proprio così, laddove io per esempio ho un vetro e che non voglio mantenerlo trasparente, io posso pensare di mettere due vetri uno dietro l'altro, va bene, e lasciare in mezzo per esempio un gas. Questo perché metto due vetri e ci metto in mezzo un gas? Perché il primo vetro ha conducibilità molto bassa, quindi voglio dire il valore di molto elevato, il valore di conducibilità abbiamo detto sull'ordine di 1 watt. E io non voglio delle conducibilità così elevate, non mi vanno bene, perché vorrei un isolante, per separarmi dall'esterno. E allora cosa faccio? Metto dentro, tra due vetri, metto uno strato di aria o uno strato, per esempio, di gas che ha conducibilità ancora più bassa rispetto all'aria. Quindi quello 0.025 watt metro Kelvin che ha l'aria, viene ulteriormente abbassato se voi potete mettere, per esempio, il kripton oppure altri gas che hanno conducibilità dell'ordine di 10 alla meno 2. Ovviamente questo il gas abbiamo detto che è trasparente, quindi io metto dell'aria tranquillamente, fa la stessa funzione che il vetro, ma poiché io faccio in modo che questo strato è sufficiente piccolo da non farlo muovere, quindi da tenerlo fermo, perché se si muove non ho più conduzione, ho un altro meccanismo, se ci si muove l'aria dentro, o convezione, poi vedremo come faccio in modo che questo, questo strato sia tanto sottile da evitare che l'aria si muovi all'interno, si muova al suo interno. E quindi quando non si muove c'è solo conduzione e quindi quella lambda, quella conducibilità dell'aria, fa sì che io utilizzo invece del polistirolo che mi renderebbe opaco questo elemento, utilizzo un gas che è trasparente e che mi isola dall'esterno. E questa è una cosa che non so se ne avete mai sentito parlare, si chiama doppio vetro. Questo quindi viene isolabile sigillato qua da questo lato e poi ovviamente viene, può essere anche fatto addirittura con tre strati di vetro, il triplo vetro in questo caso viene utilizzato proprio per ridurre, migliorare le performance energetiche di un edificio. Quindi da questa, più o meno da questo excursus avete che mediamente potete avere valori, vedete, molto differenti dal materiale ovviamente conduttori a materiali isolanti, potete avere variazioni molto molto elevate, variazioni elevate della vostra conducibilità. Se voi andate a mettere, io qui non ho con me il proiettore, ma se andate a mettere questa conducibilità dei materiali in funzione della densità, vi accorgete che più o meno, è vero che non c'è una linea retta che vi fa vedere tutto, ma più o meno vi accorgete che c'è una nuvola
in cui mediamente, se andate a vedere tutti i materiali, si mettono mediamente la conducibilità aumenta con la densità del vostro materiale, va bene? Quindi è vero che potete avere anche dei valori bassi, quindi potete avere un valore, cioè un materiale che sta qua che ha la stessa conducibilità di un materiale che sta qua, va bene? Perché questo è un materiale, diciamo, questo, diciamo, c'è una dispersione rispetto a questa curva, questa è una curva di correlazione, si chiama, cioè mediamente a fotografa questo andamento. Però è anche vero che mediamente all'aumentare la densità voi vedete, diciamo, in quasi tutti i materiali un aumento anche della conducibilità. Quindi che cosa vuol dire questo? Che se io invece di qua dentro questo gas non lo metto alla pressione atmosferica, lo metto a pressione più bassa, secondo voi che cosa succede alla conducibilità dell'aria? Ho detto sempre aria, ma abbasso la, diciamo, pressione, che succede alla densità? Diventa? E quindi che succede a questa conducibilità qua dentro? Diventa ancora più bassa. Quindi potrei mettere, diciamo, allora a questo punto diciamo, vabbè, mettiamolo quasi sottovuoto. Perché io non lo posso mettere sottovuoto? Sottovuoto, diciamo, lambda andrebbe zero, giusto? Perché non ho nessuna molecola che si muove e porta energia, quindi andrebbe molto meglio. Perché non lo metto? Perché il vetro non resiste. Resiste bene a compressione, ma non resiste, diciamo, a taglio, diciamo, a flessione, diciamo, quindi si romperebbe subito. Se provate a tirare l'aria da dentro al vetro, a me, diciamo, capite tutto, diciamo, il vetro se lo tirate, diciamo, non, diciamo, assolutamente non ha nessun problema, ma se lo mettete a flessione, se lo spingete da qua, ovviamente, diciamo, quando, diciamo, del gas, diciamo, ovviamente andrebbe a implodere, ovviamente quindi sarebbe soggetto a uno sforzo di flessione e tagli, quindi quell'oggetto andrebbe sicuramente subito in, diciamo, si romperebbe. A me dovreste fare, diciamo, degli spessori molto più grossi per cominciare a diminuire questo. Quindi c'è sempre un perché non si fanno delle cose, ma potreste, diciamo, ragionare per trovare il giusto compromesso, un'ottimizzazione. L'importante è sapere cosa succede quando voi aumentate o diminuite la densità, aumentate o diminuite la pressione. Ovviamente in un gas sapete bene che c'è una relazione diretta tra pressione e densità, perché la densità è in reciproco ovviamente al volume specifico e sapete che cosa fanno P e V, no? Cosa fanno P e V? PV uguale a RT, quindi diciamo sostanzialmente se la temperatura resta costante e poi se voi dimezzate la pressione sostanzialmente state dimezzando anche, diciamo, la densità, va bene? Vabbè, detto questo andiamo a vedere meglio, diciamo, ovviamente gli altri meccanismi io li accenno, adesso vi accenno soltanto e poi invece studieremo meglio dalla lezione di oggi. Finire, diciamo, ovviamente alle prossime due lezioni approfondiremo esclusivamente il meccanismo soltanto della conduzione. Allora, la convezione abbiamo detto, quindi se vi è chiaro, ci sono domande sul meccanismo conduttivo? Ci sono delle riflessioni che avrei potuto farvi sulla temperatura, però dire, sono un poco più complesse, magari, diciamo, ci ritorno su questo aspetto. Comunque il meccanismo, diciamo, la dipendenza, la conducibilità della temperatura è sempre di secondo ordine rispetto invece alla dipendenza della densità. È chiaro che se io aumento la temperatura su un gas, che succede, ragazzi? Aumenta l'energia cinetica di queste, diciamo, di queste. Quindi ovviamente se aumenta l'energia cinetica, ovviamente capite bene che cosa succede ai portatori di calore. Bene, quindi dal punto di vista, diciamo, del meccanismo diffusivo io lo miglioro, oppure cosa può succedere, diciamo, a un conduttore all'aumentare la temperatura. Quindi se i conduttori elettrici, voi sapete bene che c'è una dipendenza dalla conduzione all'aumentare la temperatura, quindi mediamente sapete che cosa accade in termini di portatore di carica quando la temperatura sale o quando scende. Quindi tutto quello che avete già visto in elettrotecnica sulle proprietà dei materiali conduttori li potete tranquillamente ribaltare su questo discorso della conduzione. La convezione è un meccanismo un po' più complesso. Noi ritorneremo sulla convezione in modo molto dettagliato, molto più approfondito nelle prossime lezioni. C'è qualcuno che... e il meccanismo sostanzialmente è molto molto complesso perché quando abbiamo detto io ho un... Inizieremo a studiare il meccanismo sulla lastra piana, quindi vedremo che cosa succede su una piastra, per esempio, calda, quando viene investita da un flusso che lo lambisce, diciamo, parallelamente.
E vedremo cosa succede, diciamo, normalmente, diciamo, ovviamente questo fluido che sta in questa, diciamo, che si riscalda in questa zona qua, ovviamente cosa farà? In un campo gravitazionale cosa succede? A un, diciamo, avete un doppio meccanismo, avete un meccanismo di trasporto che vi farà, diciamo, porterà, diciamo, le particelle da questo lato a quest'altro, quindi ci sarà una, potranno esserci meccanismi turbolenti o potranno esserci semplicemente flussi lineari. Allora, diciamo, il meccanismo di trasporto di energia attraverso convezione presuppone il fatto che diciamo, il concetto che sta a caldo e che sta qua si può muovere tutto quanto e se ne può andare sopra, o viceversa, quello che sta sopra si può muovere, che è più freddo, si può muovere e se ne viene sopra. Va bene? Quindi non è, diciamo, il gradiente di temperatura e il fenomeno diffusivo che vi dà luogo al flusso, ma il flusso avviene un po' come se fosse una sovrapposizione tra la conduzione, che comunque sempre ha laddove un gradiente di temperatura, ma anche un trasporto di massa. Questo avviene sia, diciamo, per due motivi. In un caso, per convezione, si chiama forzata. Quando è che c'è una conduzione forzata? C'ho un ventilatore, una forzante, che vi fa ovviamente muovere il fluido o in senso orizzontale ma anche in senso trasversale. Cioè, se voi mettete di faccia a un ventilatore vi accorgete subito che il trasporto di energia tra voi e l'aria cambia, giusto? L'estate fa caldo, se l'aria è inquiete, se fosse proprio perfettamente ferma, che cosa succederebbe? Il trasporto è minimo. Se voi cominciate, diciamo, invece o voi a correre, che siamo un meccanismo di convezione forzata, siete voi che vi muovete rispetto all'aria, l'energia è data dalle vostre gambe, oppure mettete il ventilatore, quindi l'aria si muove verso di voi, il risultato è lo stesso, c'è sempre un moto relativo tra, diciamo, voi e l'aria, che cosa succede? Succede che aumenta questo flusso, giusto? Voi sentite più caldo, diciamo, nel momento in cui quest'aria si muove. Perché non sentite più caldo? Perché avete, diciamo, la quantità di energia che viene trasferita tra voi, da voi all'aria, aumenta, giusto? Perché aumenta? Non perché avete aumentato la conducibilità dell'aria, invece bene, l'aria è rimasta la stessa, semplicemente perché quest'aria che stava qui vicino, che si era riscaldata vicino alla vostra pelle, è stata spostata dal flusso al ventilatore, che può essere, diciamo, messo o lateralmente, quindi viene spostata da quell'aria che viene da sinistra, che è un po' più fresca, oppure se viene frontalmente all'aria che sta distante dall'altro lato. Quindi questo trasporto, adesso, diciamo, che sia trasversale o che sia orizzontale, quindi questo concetto se ne va più avanti, non poco importa. La cosa importante è che mi arriva un concetto, se ne va il concetto riscaldato, quindi se ne va un pezzo di materia che già si è riscaldato a contatto della piastra, e se ne viene invece un altro che è fresco. Questo meccanismo di trasporto di massa ovviamente accelera il meccanismo di trasporto di energia, quindi lo ingigantisce, lo amplifica, giusto? Quindi la convezione in questo caso si dice forzata, va bene? Quindi c'è un trasporto di massa e questo trasporto di massa avviene grazie a una forzante esterna, non grazie al gradiente di temperatura, non perché c'ho una differenza di temperatura tra la piastra e l'aria, ma semplicemente perché c'ho una forzante che sono o le mie gambe, cioè si muove l'osservatore rispetto all'aria, oppure il ventilatore stesso, va bene? Può essere anche il vento, cioè, però sembra forzante, cioè non è che, diciamo, lo paga la natura e non c'è. C'è sempre, diciamo, un fluido che si muove e che quindi mi porta via, diciamo, più facilmente il concio che si è riscaldato e me lo raffresca con, diciamo, con un concetto che viene più da lontano e che quindi ha una temperatura più bassa. Il meccanismo, quando invece non c'è una forzante, quindi voglio dire non c'ho nessun ventilatore, che cosa succede? Succede che la convezione non si parla più di convezione forzata se il fluido si muove, ma si parla di convezione naturale. Perché dovrebbe muoversi il fluido se non c'è nessuna forzante esterna, ragazzi? Vediamo un po'. Sì, ma perché? Allora, perché il fluido che sta qua a contatto con la piastra calda, perché se ne deve andare sopra, perché si deve muovere. Cosa? Non basta. Cosa? Allora, sicuramente c'è la densità. Allora, vediamo un attimo perché la densità, tu dici,
la densità cambia. Perché cambia la densità? Perché se questo, supponiamo che questa sia la piastra calda, se la piastra calda, cioè lambisce ovviamente un fluido che in questo modo potrebbe essere l'aria, ma potrebbe anche essere l'acqua nella pentola, potrebbe essere qualunque fluido che sta vicino, qualunque materiale che ha libertà di muoversi, quindi un gas o un liquido, perché altrimenti, diciamo, altre situazioni ovviamente non danno luogo ovviamente al trasporto di materia. Se ci fosse qui un solido, se ci fosse la sabbia, e la sabbia sta ferma e resta lì, quindi c'è soltanto ovviamente conduzione. Invece se c'è aria o acqua, che cosa succede vicino alla piastra calda metallica che, diciamo, che viene lambita dall'aria o dall'acqua? Lui dice c'è una variazione di densità, ed è vero. Perché? Perché in primo luogo c'è una variazione di temperatura. Perché? Perché questo, diciamo, concio che sta qui vicino andrà a riscaldare che cosa? Il concio del metallo che sta qui vicino, per cosa? Per Fourier, giusto? Quindi c'è una conduzione, quindi il fluido che sta a contatto con l'acqua per conduzione si riscalda, giusto? E quindi la prima cosa che avviene è ovviamente il riscaldamento di questo concetto. Dopodiché che cosa succede? Questo si è riscaldato, ma quello che sta sopra non si è ancora riscaldato, giusto? È ancora freddo, sta ancora lontano. E quindi questa variazione di temperatura dei due conci, e io so bene che se l'aria ha una temperatura più elevata, ha una densità bassa, giusto? E quindi che cosa prova? Oppure lo stesso vale per l'acqua, giusto? E quindi che cosa succede? Questa variazione di densità, non è la densità, la variazione di densità all'interno del mezzo, che cosa dà luogo? Allora, se ci troviamo nello spazio, niente, ci sarà questo, quest'acqua che sta qua vicino e che ovviamente avrà una densità più bassa e un'altra che sta lontana avrà una densità più elevata. Punto. Non succede proprio niente. Se invece stiamo in un campo gravitazionale, ci dice qualcosa Archimede, giusto? Che cosa succede? Ci sono delle spinte archimedee, cioè il fluido che si trova a una densità più bassa ha delle forze di galleggiamento che lo portano sopra, giusto? E quindi l'aria che è calda se ne va verso sopra e ovviamente per dislocamento, a parità di aria che se ne va sopra, queste correnti d'aria, avrò una corrente d'aria che scende e che va ovviamente a raffreddare, giusto? Quindi se io ho il pavimento riscaldato in casa mia, pianto a pavimento, che cosa succederà qua vicino al pavimento? Bene, l'aria che si, diciamo, riscalda dal luogo ovviamente se ne sale e ovviamente, diciamo, dislocherà quest'aria che sta qua sopra, che scenderà qua sotto e che ovviamente andrà ovviamente a sostituire l'aria calda che se ne è salita, giusto? Quindi c'è uno spostamento di aria calda verso l'alto e di aria fredda verso il basso. Quindi ho questi cosiddette loop convettivi. Questi loop convettivi innescano un trasporto non più di energia diffusiva come nel caso della conduzione, ma c'ho anche quello convettivo, cioè c'è un trasporto di energia legato a un trasporto di massa, quindi ho convezione. Ma a cosa è dovuta questa convezione? Non a una forzante esterna, quindi non posso chiamarla convezione forzata, ma allo stesso gradiente di temperatura, cioè lo stesso trasporto di energia che mi ha determinato un gradiente di temperatura, dà luogo a delle, diciamo, a delle spinte, diciamo, di galleggiamento, di spinte archimedee, che mi fanno muovere il fluido e quindi la convezione in questo caso si chiama convezione naturale. Attenzione, convezione, no convenzione, come molti di voi qualche volta dicono. Convezione, senza la N. Beh, l'ho scritto anche per questo. Allora, è chiaro il, diciamo, il meccanismo, ragazzi, penso sia anche abbastanza semplice, nella sua complessità sia semplice da, diciamo, da capire, perché nella sua complessità, e perché voi potreste dire, ma quanti se ne fanno di loop? Perché potrebbe anche farsi un loop, diciamo, una corrente qua, e potrebbero farsi più loop all'interno della stanza, quanti se ne andranno a fare? E questo è un problema di trasmissione del calore e di fluidinamica messa insieme. E se ci metto anche le pareti che stanno qua vicino, che succederà se ci inserisco mentre, diciamo, nella stanza ci metto una un bel mobile in mezzo? Cambia qualche cosa? Altri loop. Va bene? E se ci metto invece una piastra sopra, che succede? Anche questo mi altera. Se ci metto il tavolo che sta sopra, che succede? Allora capite bene che le cose, diciamo, dal punto di vista fisico, dal punto di vista qualitativo, sono semplici, perché c'è queste spinte, questi momenti. Dal punto di vista invece
quantitativo, la cosa diventa estremamente complessa da studiare. Cioè, è uno dei meccanismi più complessi, la convezione di trasporto di energia. E questo ovviamente fa sì che noi, invece di studiarlo in modo approfondito, la semplifichiamo. Come la semplifichiamo? Nel modo più, cioè, più brutale possibile, attraverso la legge di cosiddetta di Newton. Così come Fourier ha avuto fortuna, perché ha avuto un motivo? Perché attraverso l'unica relazione, io, diciamo, studio solidi, liquidi, gas, con conducibilità fanonica, cioè metto tutto insieme in una sola formula, va bene? Allo stesso modo Newton ha, diciamo, è riuscito in un'unica relazione a mettere dentro A per A per T con 1 meno T con 2, è riuscito a mettere in un'unica relazione, diciamo, il meccanismo di trasporto. Ovviamente, diciamo, è chiaro che questa sarà la temperatura T con 1 della piastra e questa sarà la temperatura T con 2, T con infinito, ovviamente, dell'aria che sta, diciamo, sopra tutto. Ora, è chiaro che questo meccanismo è connesso a questa differenza di temperatura che io ho tra la mia piastra e il mio fluido all'infinito, ma ed è ovviamente dato più grande quanto più grande l'aria, questo è chiaro. Ma qui dentro, ragazzi, in questo H, che poi non è un H, è un H medio, ho buttato dentro tutta l'ignoranza che io posso avere in questo meccanismo. Per cui ho solo trasferito un problema che al momento non so risolvere e che dovremmo in qualche modo risolvere in un coefficiente che chiamo conduttanza convettiva media, che mi dovrebbe, in cui dovrei saper stimare attraverso delle relazioni che vedremo, diciamo, più in avanti. Ovviamente le mie relazioni che io vi darò valgono solo in alcune configurazioni, quindi a seconda della configurazione, delle condizioni di temperatura, della forzante, eccetera, eccetera, della forma di tante cose, delle proprietà termofisiche, dovrò andarvi a determinare il valore di H. Vedrete che la cosa sarà estremamente complessa. Oppure andare a studiare insieme trasporto di massa e di energia, heat and mass transfer, diciamo, è il corso che sostanzialmente si occupa di questo, o si chiama anche termofluidodinamica, ed è un corso ovviamente avanzato che incontrerete voi meccanici, diciamo, sul primo anno della magistrale. Gli elettrici invece si fermeranno a delle condizioni invece un po' più elementari, che sono quelle della fisica di base, a meno che non vogliono metterlo come esame a scelta, esame di confronto, perché è un esame un po' difficile, perché capite bene, bisogna risolvere l'equazione ovviamente della quantità di moto, l'equazione, diciamo, di bilancio di massa e di energia insieme, quindi, diciamo, non è la soluzione di questi problemi, non è poco semplicissimo. Terzo meccanismo è il meccanismo di raggiamento, e poi mi fermo. Allora, il meccanismo di raggiamento è un meccanismo che voi avete attraverso il flusso, diciamo, una radiazione connessa alla radiazione elettromagnetica che si instaura ogni qualvolta avete una superficie che ha una temperatura, un corpo che ha una temperatura diversa dallo zero Kelvin. Cioè, se voi avete un corpo che ha temperatura maggiore di 0 Kelvin, va bene? Avete questo irraggiamento, il corpo irraggia. Allora, diciamo, uno pensa, diciamo, di solito irraggiamento al sole, ma perché? Perché evidentemente si accorge di questo irraggiamento solo quando la superficie è molto calda. Perché? Perché questo meccanismo, anche qui lo possiamo, diciamo, valutare in modo molto semplice, sì, possiamo mettere con l'acquapunto uguale ad A per sigma per ovviamente T elevato alla quarta. Questa è la massima quantità di calore che può essere ovviamente portata via da un corpo, quindi pensate a una piastra, questa potenza termica che se ne va dalla piastra è funzione di che cosa? Di una costante, che si chiama costante di Stefan Boltzmann, 5,67 per 10 alla meno 8, alla ovviamente alla superficie, e alla temperatura termodinamica questa volta, perché non dipende dalla differenza di temperatura, dipende dalla temperatura. Quindi qui ci dovete mettere il Kelvin, attenzione. Allora, questa quantità di energia, che poi, diciamo, guarderemo meglio con tutte, diciamo, le particolarità, è la massima quantità che può essere, può lasciare un corpo. In realtà, diciamo, normalmente i corpi hanno un coefficiente, che ci sta da vedere, diciamo, davanti, che si chiama emissività,
che rende questa quantità sempre più piccola rispetto a 1, cioè la massima quantità è questa, ma mediamente in funzione del tipo di superficie, in funzione della natura del corpo, potete avere una epsilon che è più bassa o più elevata, e poi vedremo perché e per come. Cosa? Emissività, sì. Emissività. Allora, noi guarderemo anche sperimentalmente, ragazzi, questa cosa. Io vi farò vedere con una termocamera la quantità, forse qualcuno di voi ce l'ha vista, la quantità di energia che lascia anche un corpo che si trova a temperatura, noi non vediamo, a temperatura più bassa rispetto al sole, rispetto alla fiamma di un fornello, come può essere quel pilastro, questo vetro. Io non la vedo, perché i miei occhi non sono in grado di percepire quella radiazione elettromagnetica che normalmente, che sono lunghezze d'onda che io il mio occhio non riesce a vedere. Ma questo ci ritorna. Allora, 5 minuti pausa e una volta, diciamo, guardato in generale i tre meccanismi, andiamo a focalizzare la nostra attenzione soltanto su uno dei tre meccanismi, cioè quello della conduzione.